Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo altro episodio di Pokémon Rosso Fuoco Distorto. Da un po' che non lo porto perché per dimenticanza varia. Comunque, eravamo. Dove eravamo? Ah, già, la chiesa NS non ho voglia di leggere tutto perché ve l'avevo già letto l'altra volta. Ma perché ho premuto ancora? Vabbè, serviamoci il poema. Grazie, grazie, fine. Comunque, entriamo nella chiesa, almeno penso sia una chiesa. Non si è neanche aperta la porta. Ah, la prima volta che vieni in chiesa? No, permettimi di guidarti, ho detto di no. Quel compasso sotto i nostri piedi allude allegoricamente alla perfezione del nostro. Questo è un goniometro, vabbè, bello. Comunque, perfezione non ci sarebbe nel creare il mondo. Mica tanto. Quelle cassette contengono donazioni monetarie. Quali cassette? Ah, queste qua. Dei fedeli, le donazioni ci servono a espanderci e ad aiutare le persone. Cazzatissima. Lì su quelle sedie di pietra è dove i fedeli ascoltano e pregano. Di pietra, belle comode. Vabbè, già si sapeva. La chiesa sembra molto arcaica, ebbene l'abbiamo arredata così, per farla somigliare alle vecchie chiese bibliche. Andiamo avanti. Beh, dai, carina. O forse no. Sedie di pietra e già non mi piace. Qui il nostro pastore pastorizia. Qui il nostro pastore fa il discorso. È bene notare che non ci serve l'ausilio di alcun apparecchio audio. La chiesa presenta delle cavità che incrementano il suono. Bello! Geometria! Geometria, portami via! Devo stare fermo. Posso muovere? Ah no, devo seguirlo per forza. Io non sto facendo nulla, si muove da solo. Perché non sono così preciso io. Questo invece è. Cosa? Questo invece è il Ness, questo? Il testo biblico identifica Ness come un dio materiale. Esso può salire e scendere sulla terra. Sì, penso sia fatto così, Ness, è vero. È paradossale, ma la sua forma è proprio questa, una massa di materia tecnologica. È strano dire che siamo stati creati da un robot. Per nostra fortuna Ness è sceso a tempo indefinito sulla Terra per dare direttive al profeta Marduk, che è questo Amra, penso. Marduk è discendente sanguigno del primo uomo, Adam. Per questo è il favorito di Ness, e Dio lui dice cosa fare. Ah, noterai che noterai scritto JHNS in giro. Quello era il vecchio nome di Dio usato in tempi antichi. Interessante, posso muovermi adesso? Posso, ti prego, dai, non ho voglia di far sciogliermi. Ah, ma questo qua è un tizio del team cosa? Però è grande questa chiesa, eh? Invece qui c'è la sala dove i morti vengono battezzati per passare nell'altro mondo. Laggiù c'è la biblioteca dove ci sono una copiosità di testi. Bello, ti invito a leggere. No. Questo è tutto, ti invito a parlare con i fratelli. Oh, finalmente sono libero. Se gli parlo di nuovo, cosa mi dice? Spero ti battezzerai. Io non sono ancora morto, eh. Qua ci sono liberi buttati per terra, qua c'è un goniometro per terra, questo è? Ehi, tu che sei venuto da fuori, e in caso avessi visto delle reclute del Team Rocket, dillo al pastore. Team Rocket vuole distruggere Ness la chiesa, ma noi lo fermeremo. Sei vestito uguale a loro. Ah, questo qua è un. Sì, dove vengono battezzati, hanno detto. Comunque, questo c'è? Vabbè, non posso fare nulla. Stanno pregando senza dare consiglio di coscienza. Stanno. Ok. Ah, già, c'è un passaggio qua sotto, scusate. Oh mio Dio, è andato. Cioè, non ci speravo più ormai, buttavo gabbia a caso. Comunque bello. È generato dal materiale organico di un dinosauro ritrovato nell'Ambra e emette versi acuti mentre vola. Vola. Con cosa? Con la magia. Vediamo, si sposta sempre tenendo un osso con il becco. Gli serve per costruire il nido. Un nido di ossa? Non ci avrei mai pensato. Siamo. Ah, Ah, Ines sa che noi vogliamo fermarla e quindi cerca di ostacolarci. Bene. Hai visto cosa ha portato? Distruzione del mondo per dominarlo. Ti chiederai cosa è successo qui. Schifo. Ness ha estirpato la vita da questa ex fiorente città, ha fatto entrare elementi del passato in questo luogo, così si sono uniti nel presente. Ed è tutto diventato bianco e nero. Che casino! La vita è sparita. Ti sarei chiesto del perché tutti, paradossalmente, anche i membri del Team Rocket ti parlano come se tu fossi il Team Rocket e loro no. Che palle. Beh, Ness ha manipolato la mente di tutti, inclusa quella di questi banditi. Ora loro non conoscono più la realtà, loro credono di essere allenatori e credono che tu sia un membro di quella banda.
Insomma, chi è connesso ai membri del Team Rocket, quei furbati credono, credendo di non esserlo, si danno la caccia dei provare a batterli, sono rifugiati nella loro base sotterranea. Bello. Devi quindi andare nella base sotterranea, contrastarli e distruggerli, così che ci sarà un nemico in meno. Inoltre nella base... Madonna, ma quando sei da leggere qua? Ci sono molti Pokémon rubati, potresti trovare anche un Eevee, se devi curarti vai nel centro di cura della città. Io comunque non posso affrontarli, non ho Pokémon adatti. Sì, bella scusa. Pensaci tu, io vado da Bill. Ti do anche un Pokémon, ecco, ti sarà utile. Cosa mi ha dato? E che mi ha dato? Oh, non mi ha dato nulla. Ah, le versioni dedicate ad un giocatore di baseball che ha distrutto il mondo. Cosa? Marcus l'usurpatore. Ha anche data di morte. Nato Freio è morto nell'uva. Che senso ha sta roba? Base sotterranea, oh, te lo dicono anche, base sotterranea. Con cartello stradale. Diario, ok. Sono Giovanni, membro dei superquadri, difensore dei deboli, degli oppressi. Ma dove? Ma che è? È distorto, per fortuna che era distorto. Distruttore di coloro che abbandonano la chiesa e che commettono apostasia. Se sapete cos'è, scrivetelo che io non lo so. Da poco tempo il Team Rocket, nota organizzazione criminale che ha come scopo apostatare la chiesa. Perché sempre questa parola? Non potete dire distruggere. Sta cercando di distruggerci, l'hanno detto. Ma ovviamente ne sta dalla nostra parte e li uccideremo tutti. Esiotso 6-9. Mosè vide un nemico che picchiava un membro del NES, quindi Mosè uccise il nemico brutalmente. Perché aveva toccato un santo di Dio. Ma che è sta roba? La versione cattiva della Bibbia? Anche se già non lo è, abbastanza, eh. Questo è un... Team Rocket non vincerà, lo sei. Ma questo sarebbe un... Ok, non credo di aver capito. 26. Ce la fa sampare qua, eh. Ma ovviamente vincerò io, perché io devo vincere, sono il prescelto. Sto qua però è 27, quindi è più forte. Ma peccato, morso, cosa gli faccio? Poco. Perché è anche giusto che gli faccia poco. Vabbè, ma che palle. E ora lo sciottiamo, ciao. Ben vinto. Perché? Perché sono più forte. Ho aperto una porta per caso, antidoto. Ma benissimo, cioè. Non puoi rinnegare in NES. E se lo facessi? Mi butti fuori dal gioco? Questo è un Onyx del Game Boy Color, quello stravecchio. Pensavo di fargli davvero molto meno. Ah, però siamo riusciti a spaccarlo. Vuoi per rompere il ghiaccio? Butterfree non ha voglia di volare, quindi si butta per terra. E l'abbiamo anche shottato. Non potrebbe andare meglio. È finita. Direi di sì. Qua c'è un computer. Andiamo ad hackerare il gioco. Qua c'è un altro computer. Qua c'è un altro computer per craccare il gioco. Sentite il pianoforte come va. Cosa fai qui? Voglio distruggervi. Oh, qua c'è una versione migliorata. Rattata. Quello che resta di un Rattata che non può far nulla contro il mio scheletro di Aerodactyl. Zubat. Allora, uno Zubat con l'hanno zoomato sulla bocca. Tutto qui. 27 e niente, non può far nulla. Coughing hanno invertito le texture e ci hanno messo un taglio in mezzo. Bravi. Vabbè, non è così potente come... vedi che adesso mi arriva quello che ha i Pokémon a 99 e mi fotte, puntualmente. Un altro... No, uguale a prima. Oh, neanche voglio di cambiare la texture qua. Dai che mi avve... Meglio così. Non è stato poi così difficile, non credete? Niente da fare. Aspetta che salvo che magari qua muoio. Ci sono altri computer per craccare il gioco. Qua dobbiamo eliminare il T-Rocket.
Innes ha detto che saresti venuto. Con col Bluetooth, te l'ha detto. Wigglytuff con... No, dovrebbe, non dovrebbe far ridere, ma io rido lo stesso. La versione ambigua. Con un occhio aperto e un occhio chiuso. Un po' di male me l'ha fatto. Ma non abbastanza. No, volevo fare... Vabbè. Tanto poco cambiava. Dickitung, vediamo come l'hanno fatto. Sì, ok. Questo l'hanno fatto bene. Nel senso, buono come level design, davvero. Hai colpito. Tipo traduzione Google traduttore, diamine. Questo l'ho fatto. Wow. Ora scendo. 2S. Giovanni dice che ti sta aspettando per devastarmi. Attenzione. Vediamo un po'. Sì, sempre il solito Zubat con la bocca zoomata. E dopo chi ci troviamo? Livello in su. Abbiamo già farmato due livelli, PG8 ce l'ho anch'io, quindi so come contrastarlo. No, attacco d'ala così, però se è forte. Un Beedrill, vediamo come l'hanno fatto. È versione Game Boy non color. Da tanto di esperienza. Ora c'è un Goffin con le texture invertite e con la bocca al contrario. Sì, è veramente la bocca al contrario. Potevate farlo un po' meglio. Prima gli zoomate la bocca, dopo gli la togliete, ma decidetevi. E un altro livello in su. Forza antica. Ma adesso sì che spacchiamo tutto. Supersono che non serve a nulla. Forse dovevo lasciarlo. Basta, mi arrendo. Era ora che ti arrendessi. Recupero un po' di vita. Dov'è? Effedrina, eccola qua. Oh, tutto gelato, bene. Poi in caso ho anche... Oh, qua me lo ricordo. Cosa c'è qui di provocazione? Che non serve assolutamente a... Per dire che non serve a nulla è un po' esagerato. Non ditemi perché lo so così bene. Davvero, mi sto stupendo anch'io. Ah, 3... Terzo piano, non so se all'insù o all'ingiù perché ho perso la percezione del tempo. Qui giacciono gli empi che hanno apostatato la fede. È morto. Solo in due si è provato. Cavolo, tipo come ingigantire una sommossa in due. Pure che ne so, gli altri sono spariti. Abbiamo già avuto notizia del tuo arrivo. Lo so, me l'avete detto tutti. Cosa adesso? Un fiero anche lui? E mi dispiace, io sono più forte. Bam. Saccagnato. E il prossimo chi è? Maccio. Vediamo come... Potevate farlo decisamente meglio. Gli avete messo... Sì, forse intendevano senza pelle, ma non si vede. Qua c'è qualcun altro. Ah, complimenti per nasconderlo così bene. Frustrazione potrebbe fare danni, a parte gli scherzi. Perché non posso passare di qua? Quarto piano. Stiamo progredendo in modo velocissimo. Ascensore, credo che non vada. Sembra che serva una chiave. Ho sbagliato io. In due addirittura. Ti conosco, sei tu che vuoi mandare rovina alla chiesa. Come fa a conoscermi? Questo qua è un Sennershrew verde, senza gli occhi. Morso, beh, non male. Li facciamo sempre a tentennare, e questo mi piace. Il prossimo è Kans. Sì, Game Boy Color. Cioè Game Boy non Color, perché è bianco e nero. Quindi, morso di nuovo, benissimo. Il prossimo, Sand Slash, vediamo un po'. Allora, Sand Slash versione incattivita. Un po' di originalità in più, però non guasterebbe, dai. Non dico che sia brutto, però. Ecco, Turbo Sabbia ora mi fotte tutte le mosse. Anzi, no. Livello 30. Ma è OP Aerodactyl, eh? Hai vinto di nuovo. Questo.
Ma tu sei una recluta del Team Rocket, comba. Allora, c'è qualcosa che non va qua. Sì, so che mi ha detto perché mi credono al Team Rocket, ma. Cioè, come dire, è come se io ti ho rubato la casa e gli dico un ladro. Stessa cosa. Golbat. Sì, Golbat, senza. Sembra qualcos'altro a questo punto, però. Non pensate male. Ma so già che lo farete. Forza antica, sciotta. Leggo il futuro, ovviamente. Golbat, indovinate cosa uso? Esatto. E sciottato anche questo, benissimo. Sale tutta la velocità, tanto adesso la battaglia è finita, quindi non ti serve a nulla. Aiaia. Ho detto giusto, ai. Stai per sfidare Giovanni, tutti noi abbiamo imparato a lottare da lui. Noi siamo solo semplici principianti. Ma Giovanni, membro del Super 4, con i suoi Pokémon al 30. Al 30! Ti finirà. Salvo, giustamente. Perché ti dice anche di. LOL. No, volevo aggirarlo. Gli facevo il backstab. Credevo che la minaccia del Team Rocket fosse estinta. Invece ecco una stupida recluta proprio qui, proprio davanti a me. Io non mi sono vestito. Vai che perseguitate i santi della nostra chiesa per rete. Ok. Ah, lui non è cambiato. Oh cavolo. Che schifo. Come è caduta Massi super efficace? Ma Aerodactyl, ma sei stupido. Ok, ci riprovo stavolta con Morso che non gli fa assolutamente nulla. Comunque mi sono ricordato solo ora che ho anche i revitalizzanti. Che non ci sono arrivato prima. E un po' più di danno, magari. Oh, devo andare avanti così. Dove sono? Ivi. Ecco qua, visto che funziona. Però se riesce a resistere, meglio così. Vediamo un po' cosa faccio con Bracere. Ma è possibile? Ma è. Questo è stato davvero utilissimo. L'ho scottato. Complimenti, non è molto efficace, ma di che tipo è? Roccia, forse? Mi sa di sì. Sì, è di tipo roccia, confermato. Carnelai, puff, cosa? Ah, è vero, che ripristina tutto. Ma fa finire che da solo lo fa fuori, di sto passo. Altrimenti lascio a Aerodactyl. Che tanto male non fa. Siamo. No, non siamo a metà vita. Adesso sì. Doveva finire prima o poi. Comunque non preoccuparti, ci pensa Aerodactyl. Con morso. Non ti prego, non fammi fuori. Dai, dai, uno solo. Ok, ora dobbiamo solo aspettare. Aspettiamo. Visto? 1500, livello 31. Pinsir. Davvero, Pinsir del Game Boy Color. Proprio fortissimo. Meta. Cioè, non per dire. Ma. Cioè, parlano i fatti, Con un colpo. Minghia. E perché li tolgo meno ora? E perché li tolgo meno ora? Sì, comunque ho già la tattica. Non serve. Farfetch'd. Neanche una mossa di tipo volante. Davvero. Ma carne giovo, intendeva carne giovane, carne Giovanni. Non lo so. Ghigliottina. Con precisione chirurgica, dovrei dire. Per fortuna che era difficile. Attacco d'ala. Non fammi fuori. Grazie. Cioè, ti capisci? Se tu urli al gioco, ti capisce? Ultima Mach. Verde. Fatto di cacca. Scudo acido, difesa. No. Ma mi provo così. Non gli faccio nulla, bene. Dai che va, dai che va, dai che va. No. Uno spicchio, guarda, guarda. Io non vedo la vita io. Io non la vedo. Voi la vedete? Io no. Un po' più da vicino, neanche così. No, sono attaccato allo schermo, non vedo più la vita. Dai, ma manca un colpo, uno.
Uno, guarda, non mi va bene anche se lo prendi di strisciolo, ammazzi, ma no, prendilo, dai. Così, bravo. Era l'ultimo, vero? Ti prego, dimmi di sì. Sì. No, non può essere. Sì, invece, può esserlo. Ben fatto. Vedo che sei particolarmente forte. Sì, guarda. Ho sprecato tipo 20 revitalizzanti. Sono davvero stupito, non mi resta che andarmene. Ma non credere di aver vinto. Tornerò insieme a tutti i membri della chiesa a ucciderti. Avevi ottenuto MN04, vuol dire anche forza, spero, spero. Bene, cosa c'è qua? La casa iniziale. Sei andato contro Dio e sia io che te siamo stati puniti. Grandi punizioni ci hai dato. Io sono stata punita con il continuo trovarmi in diversi universi con sfaccettature diverse. Forse ciò che sto dicendo non lo capirai. Dovresti provarlo sulla tua pelle e tu hai perso il dono di parlare e di pensare. Anche di pensare? Non lo sapevo, in questo momento ti trovi in un universo diverso, un mondo dove c'è un altro Red. Vai nella sua stanza per capire ciò che ti ho raccontato. Ah, tipo... E questo chi è? Sono colui che presenta la palestra agli allenatori. Questa è la palestra di Red, la sua palestra è la sua stessa casa. Red possiede Pokémon di livello 30 di tipo elettro, stai attento a non perdere. 30 elettro. Qua sì che se lo buttare. Qui? Ma qua si va da un'altra parte, ma tanto non vi interessa, perché tanto io finisco qui l'episodio, che è durato parecchio, davvero parecchio. Il prossimo spero che uscirà prima il possibile, e continuate a seguirci per i prossimi episodi.